culturale l'evento più importante è la mostra agricola di Carenno, perché quest'anno siamo arrivati alla 28esima edizione. Sì. 28, sì. Infatti fai conto che mi ricordo quando ero piccola che andavo alla fiera, quindi vuol dire che è 20 anni che io vado alla fiera agricola di Carenno, quindi come ho detto prima è un punto veramente importante. È anche l'evento che all'esterno di Carenno è quello che viene più conosciuto sentito. Di più, sì. Beh, la fiera agricola di Carenno in realtà è la fiera agricola della Valle San Martino, ma si colloca a Carenno poiché diciamo dei comuni è forse quello, almeno 30 anni fa, quando è nata questa tradizione, ormai si avvicina al trentesimo, Carenno è sempre stato considerato uno dei paesi agricoli o fortemente legato alla tradizione agricola. In quel giorno la gente che viene a Carenno, secondo me, è inequiparabile a tutti gli altri giorni e interviene proprio per questo evento e passa qui l'intera giornata. Durante il mezzogiorno c'è veramente tanta gente che mangia fino a fine fiera, verso le 5 o le 6 che finisce tutto. È un taglio particolare, una finestra particolare dedicata a una specie di cavallo, il cavallo veglianese, che è sin dalle origini il protagonista attraverso anche un'esposizione, un concorso con gli allevatori. Però poi c'è tutto questo, come dire, richiamo al mondo agricolo, alle tradizioni a cui nel corso del tempo si sono aggiunti ovviamente agli espositori di prodotti tipici anche diciamo delle sottolineature molto importanti sulla tradizione del mais scagliolo di Carenno, che è come dire questa semente antica che è stata recuperata, valorizzata, censita e inserita nel registro nazionale delle specie di mais storiche, unitamente anche alla tradizione etnografica del Museo dei Muratori, che ha portato ulteriormente il proprio contributo. Si parla di un lavoro tradizionale che può sembrare apparentemente slegato dal contesto agricolo, ma in realtà in un'economia come quella del passato, in cui si andava a fare la stagione come muratori e poi si ritornava o comunque si dava un'occhiata ai propri campi, diciamo che i due settori spesso si sovrapponevano. L'agricoltura in questi paesi, secondo me, era fondamentale e può tornare fondamentale. E bisogna veramente investire nel nostro territorio, cioè tutti i nostri boschi, i prati, così stanno diventando foreste, perché l'agricoltura è proprio tralasciata all'ultimo e dovrebbero, secondo me, intervenire prima di tutto le autorità, la comunità montana, dare degli incentivi alla gente per far tornare i nostri boschi una fonte di vita.